Questo che ci accingiamo a celebrare è un congresso importante. Oggi si chiude un percorso che ha segnato la storia della nostra categoria. Un percorso lungo, fatto di tante battaglie vinte, che hanno allargato la platea dei diritti dei lavoratori che rappresentiamo e fatto avanzare il grado di civiltà della nostra regione. Abbiamo sempre difeso gli interessi dei lavoratori come se fossero i nostri. Per questo la loro stima non è venuta meno, neanche quando non siamo riusciti ad ottenere pienamente i risultati che essi si attendevano. Vi ringrazio uno per uno per la fiducia che hanno accordato alla UILA in questi anni e vi invito a continuare a fidarsi della nostra organizzazione, perché al di là degli uomini e delle donne che la rappresentano, fedele al suo straordinario patrimonio di valore, indirizza sempre la sua azione verso la difesa dei più deboli. Fin dall'inizio di questa straordinaria avventura, come gruppo dirigente, ci siamo dati una missione: rendere, attraverso l'impegno quotidiano, la nostra terra migliore di come l'avevamo ereditata. Per perseguire questo sogno, lascia poi il giudizio se l'abbiamo realizzato o meno. Serviva una grande organizzazione. Noi l'abbiamo creata. La UILA, grazie al lavoro di tutti, è ormai da molti anni il primo sindacato dei lavoratori agricoli calabresi. Si è svolto giovedì 16 giugno la presenza del segretario generale Stefano Mantegazza, del segretario nazionale Rica Mamucari e del segretario nazionale organizzativo Guido Mairone il congresso regionale del sindacato UILA UILA, al termine del quale è stato eletto il nuovo segretario regionale Pasquale Barbalacco. Questi succede all'uscente Nino Merlino, che in un lungo, accorato ed emozionante intervento ha ringraziato iscritti e simpatizzanti, elencando i risultati raggiunti negli ultimi anni. Contratto integrativo nazionale, lotta alla piaga del caporalato e alle morti sul lavoro sono state senza dubbio tra le nostre priorità e abbiamo ottenuto traguardi significativi, ma che comunque non consentono di abbassare la guardia, ha esordito Merlino nella sua relazione. Occorre ancora lottare molto, ad esempio, per la situazione dei lavoratori stagionali, sul contratto collettivo e per accrescere la sinergia tra sindacati, che è decisamente fondamentale per raggiungere alcuni obiettivi. Da oggi non sarò più il macchinista di questa macchina chiamata UILA Calabria, ma il nostro sindacato deve rimanere inclusivo e attento alle persone e al loro benessere, continuando a preferire i luoghi di lavoro e i salotti. La UILA, per essere forte, deve essere unita. Complimenti per il suo intervento emozionato ed emozionante, direi, perché ha anche strappato le lacrime a più di qualcuno dei presenti. Vorrei partire tantissimi, intanto gli spunti. Li analizziamo brevemente e vorrei partire dalla sua frase conclusiva: la UILA è forte se unita. Sì, io penso che le organizzazioni sindacali tutte, ma in particolare tengo alla mia, se si fa un lavoro di condivisione, di sposare i problemi in maniera collettiva, io penso che il sindacato possa giocare un ruolo importantissimo. E questa regione è una di quelle regioni che ha estremamente bisogno dell'azione sindacale. Noi sappiamo che il sindacato è la fossa di mediazione tra la politica e il mondo del lavoro e il mondo datoriale. Bene, l'unità ci farà sicuramente conseguire risultati importanti in tutti e due i campi. Lei da oggi non sarà più il macchinista, diceva, del sindacato regionale, e allora le chiedo, insomma, cosa è stato fatto in questi anni, tanti risultati raggiunti, e cosa avrebbe voluto, diciamo, terminare, che magari per una questione anche di tempi non è riuscito a terminare. Beh, guardi, io le dico che in questi anni il sindacato ha premuto molto e ha fatto sì che la politica cambiasse pure un pochettino comportamento, specialmente nell'utilizzo delle risorse comunitarie. Vede, questa regione, l'assessore l'ha ricordato poco fa, negli anni passati non ha saputo utilizzare le risorse. Nella relazione ho accennato come si sono spesi 27 miliardi di euro nel corso dall'89 in poi. E sono una somma importantissima e avrebbe potuto cambiare il volto di questa regione. Per diversi motivi e per aver erogato queste risorse così a pioggia, senza un programma, senza una progettazione, hanno fatto sì che la Calabria perdesse un treno. Io penso che si sta cambiando verso.
Abbiamo un assessore all'agricoltura attento che sta effettivamente cercando di spendere più risorse possibile, sta cercando di programmare, e il sindacato gioca il ruolo di pungolo nei confronti della politica. Se lo farà bene e rimarrà, come dicevo prima, unito, penso che i risultati arriveranno. Senta, tra i tanti spunti appunto che metteva in evidenza, ha parlato sicuramente di forestazione, un settore che seguite da sempre con grande attenzione. Diceva, sottolineava, è un settore costituito da personale anziano, di fatto, circa 67 anni di media. Di conseguenza la Regione deve capire A, cosa deve fare, cosa vuole fare dei forestali, B, cosa vuole fare ad esempio anche di Calabria Verde. È arrivato l'assessore Gallo, che nel suo intervento ha un po', tra virgolette, tranquillizzato lei e i presenti, dicendo: c'è l'intenzione di rilanciare il settore forestazione anche con un ringiovanimento cosiddetto del personale. Come ha valutato queste sue dichiarazioni? Guardi, io apprezzo molto l'apertura dell'assessore, però dico sempre che le parole devono seguire i fatti, perché sul ragionamento del turnover o il ringiovanimento della forestazione parliamo ormai da qualche anno e non si vede come e in che modo. Io chiedo all'assessore alla forestazione di aprire, come l'ha aperto in questi giorni, un ragionamento con le organizzazioni sindacali, ma di essere più veloci e più incisivi, perché nel 2024 dai nostri calcoli la forestazione non esisterà più se non si passerà a questa fase di occupazionale nuova che deve interessare i boschi calabresi, che, come avevamo già sottolineato, lo sottolineiamo ancora oggi, lo sottolineeremo anche domani. Noi pensiamo che la montagna calabrese, non soltanto per la tutela del bosco, per l'assetto idrogeologico, per i crediti di CO2, è anche un volano importantissimo per il turismo. Noi come organizzazione sindacale siamo alla ricerca di creazione di posti di lavoro e pensiamo che la forestazione debba giocare un ruolo importantissimo, perché è trainante anche negli altri comparti. Senta, ha parlato di caporalato, una piaga calabrese, meridionale, ma nazionale in genere, e anche di morti sul lavoro. Evidenziava che ci sono circa 4 lavoratori al giorno che perdono la vita sul posto di lavoro. Sì, è vero, questo è un fenomeno tutto italiano della sicurezza sul lavoro. È un tema che, come UIL, abbiamo affrontato, tant'è che il nostro segretario generale Pier Paolo Bombardieri ha lanciato la campagna Zero Morti sul Lavoro. Pensiamo di operare in maniera importante in questa direzione, di essere attenti affinché le aziende applichino le regole di sicurezza. Ritengo che come UIL ci stiamo lavorando bene su questo tema e non abbiamo intenzione di mollarlo, perché, come dicevo, è inaccettabile che le persone che vadano a lavorare poi non tornino a casa. Ultima cosa farà da domani Nino Merlino? Nino Merlino domani farà quello che ha fatto oggi e quello che ha fatto pure ieri. Non smetterà mai di occuparsi del sociale, non smetterà mai di occuparsi del sindacato. Penso che ancora posso dare un contributo, un aiuto a quelli che saranno i miei successori. E poi mi auguro semplicemente una cosa, che questa organizzazione sindacale, che è cresciuta in questi anni, possa continuare a crescere. Sarà, e se crescerà negli anni futuri, sarà il più bel regalo che l'organizzazione, che la UIL, mi potrà fare. Il nuovo segretario della UIL Barbalaco, felice e emozionato per il nuovo incarico, ha affermato: ricevo un testimone importante, dopo anni di ottimo lavoro proseguiremo sulla strada tracciata con entusiasmo e decisione alla ricerca di nuovi significativi obiettivi al fine di uscire dalla costante atavica situazione emergenziale nella quale si trovano i lavoratori agricoli calabresi, provati da anni difficili acuiti e aggravati prima dalla pandemia e ora dalla crisi scatenata dalla guerra in Ucraina, con conseguenti ripercussioni anche sul nostro paese. Ma la UIL saprà spingere su principi e valori cardine, come il rispetto dei contratti e la sicurezza sui luoghi di lavoro in primis. Facciamo subito gli auguri al nuovo segretario regionale della UIL, Pasquale Barbalaco. Grazie per gli auguri. L'aspetto un lavoro intenso, un lavoro massiccio, ma lei non è un neofita in quanto già segretario provinciale,
Huila Vibo Valenze, di conseguenza conosce ampiamente, diciamo, le problematiche del mondo agricolo e degli agricoltori calabresi. Sì, effettivamente sì, le problematiche in questo settore sono tante. In particolar modo, come dicevo, per quanto riguarda la provincia di Vibo Valenze sono tante, ma lo sono anche in tutta la Calabria. Adesso con questo incarico che ringrazio sia le delegate e i delegati che mi hanno dato il consenso per questo incarico, che mi inorgoglisce, e comunque in ogni caso anche la struttura, sia il segretario generale Stefano Mantegazza che il segretario regionale Nino Merlino. Questa sarà sicuramente una dura prova per quanto riguarda, perché è un momento importante, particolare, dove comunque in ogni caso in questo momento ci sono una serie di problematiche, oltre al discorso dell'agricoltura anche nel settore forestale, ma anche nel settore agroalimentare. Questa è una categoria molto importante dove ci sono molti lavoratori attivi, e lavoratori per i quali comunque poi alla fine noi li rappresentiamo a 360 gradi, sia per quanto riguarda le tutele sui lavoratori, sia per quanto riguarda poi quello che serve nei servizi ed altro. Ecco, segretario Barbalaco, oggi peraltro la presenza dell'assessore all'agricoltura Gallo, che ha un po' tranquillizzato un po' voi tutti, no? Anche per quanto riguarda il futuro del settore forestazione, parlando anche di un ringiovanimento dei lavoratori, degli addetti, che magari puntando anche su un impegno a tempo parziale. Sì, effettivamente questo è un ragionamento che stiamo portando avanti da un po' di mesi. Ringraziamo l'assessore anche per la sua volontà anche a perseguire questo percorso insieme al presidente Puro Chiuto. E quello che però noi siamo convinti che per poter salvaguardare una regione Calabria rispetto ai oltre 600.000 ettari praticamente di bosco che ci sono, ne servono di addetti al settore. Oggi sono poco più di 4.000, sono 4.000 lavoratori però ultra sessantenni, quindi il discorso che dice giustamente l'assessore che serve un ringiovanimento, e siamo pienamente d'accordo, serve il turnover, ma in particolar modo serve lo sblocco della legge 442, che dal 1984 non dà la possibilità più di assumere in questo settore. Dobbiamo quindi lavorare da qui in avanti per rimodernare comunque il settore, anche perché la forestazione non è solo bosco, ma c'è pure la parte agroalimentare del bosco, ci sono praticamente i funghi, ci sono i tartufi, ci sono le fragole di bosco. La forestazione in genere potrebbe dare tanto. Poi il paradosso è anche che nel momento in cui aziende comunque che eventualmente prendono i nostri boschi in affitto per poi tagliare la legna e poi rivenderla praticamente all'estero per ricomprarla poi come legname, sinceramente è un paradosso questo qua. Quindi dobbiamo trovare una strategia forestale che abbraccia a 360 gradi poi tutte le necessità di questo settore. Senta, inevitabilmente si è parlato anche degli effetti della guerra Russia-Ucraina e della pandemia che non dà tregua. Quali effetti nello specifico sugli agricoltori calabresi, che vengono peraltro già da una situazione abbastanza anemica, atavicamente fragile? Beh, qua il problema della guerra, sicuramente nel breve termine ci sarà una carenza soprattutto di grano, ma in particolar modo di mangimi pure per quanto riguarda gli animali. Quindi probabilmente ci deve essere una riorganizzazione anche nel settore agricolo. Credo che le condizioni e le possibilità di farlo ci siano tutte. Certo, non credo che noi riusciremo a produrre per quelle che sono le necessità del fabbisogno calabrese, ma sicuramente riusciremo ad aumentare quelli che ad oggi erano vocazioni che erano state totalmente abbandonate. La Huila si è battuta e si batte per il contratto collettivo nazionale. Ci vuole sintetizzare i risultati? Beh, sul contratto collettivo nazionale nemmeno 5 mesi siamo riusciti a rinnovare il contratto collettivo nazionale dei lavoratori agricoli, scaduto a dicembre e rinnovato a fine maggio. È un ottimo risultato, anche qui dobbiamo però
dare come dire, un'informazione pure corretta non solo sul discorso del salario, ma anche comunque nei termini pure dei normativi, perché noi siamo convinti che rinnovare i contratti danno e rinnovano comunque in ogni caso quelle tutele dei lavoratori. In un momento come questo, dove l'inflazione praticamente galoppa e sta crescendo sempre di più, l'unico modo per non andare, per poter combattere il potere d'acquisto, è quello di avere più soldi in tasca. I soldi in tasca si possono avere solo e esclusivamente rinnovando i contratti, quindi questa è la dimostrazione anche rispetto alla velocità del rinnovo di questo contratto, che dobbiamo comunque anche in questo contesto ringraziare pure la parte datoriale, che ha capito la necessità del rinnovo di questo contratto e in 5 mesi è stato rinnovato. Per quanto riguarda l'orario di lavoro, che battaglie pensate di intraprendere? Beh, l'orario di lavoro oggi è un orario di lavoro che è abbastanza consistente. Se noi pensiamo che in altri paesi sono molto meno le ore di lavoro, si inizia a parlare sulla riduzione dell'orario di lavoro per dare più spazio poi anche agli altri di entrare nel mondo del lavoro, visto comunque l'aumento della disoccupazione nella nostra regione. Però comunque è un percorso ancora lungo e ci si deve lavorare molto. Gli agricoltori e gli agricoltori calabresi, nello specifico, devono fronteggiare tra le tante emergenze anche quelle legate alle calamità naturali, alle tempeste estive, ai nubifragi, agli alluvioni. Insomma, come ci si difende? Beh, su questo purtroppo con le calamità naturali noi non possiamo logicamente interferire. Possiamo però comunque in ogni caso sicuramente normare delle tutele nei confronti delle aziende agricole nel momento in cui dovessero essere colpite da queste calamità, che anno dopo anno purtroppo stanno aumentando. Concludiamo questa intervista chiedendole le sue priorità, insomma, alla guida della UIL regionale, le sue priorità, quelle che vuole affrontare decisamente. Beh, una delle prime priorità, lo abbiamo detto anche poco fa, è intanto rinnovare il contratto integrativo regionale degli operai idraulici forestali, perché lì ci sono degli aspetti che modernizzano il settore e quella è la parte principale per poter ottenere una forestazione sicuramente migliore per il prossimo futuro. Nel settore agricolo bisogna lavorare assieme alle associazioni datoriali affinché comunque l'incrocio della domanda e offerta dei braccianti agricoli nei campi calabresi possa essere velocizzata, anche magari tramite un sistema di welfare o tramite gli enti bilaterali, perché questo logicamente darà la possibilità sia ai lavoratori di lavorare ma anche alle aziende agricole di reperire più velocemente la manodopera. Per ultimo anche il settore agroalimentare, che la nostra regione ha una forte, diciamo pure, presenza di aziende, anche se non multinazionali purtroppo, però comunque delle medie imprese ci sono, l'industria alimentare, ma nell'industria alimentare e anche nelle piccole industrie alimentari dobbiamo far capire quello che i lavoratori hanno la possibilità di usufruire tramite soprattutto gli enti bilaterali, perché sono molte le risorse destinate ai lavoratori che oggi non vengono utilizzate proprio perché non c'è quella informazione per il loro settore. Bene, allora noi di RTC e del Giornale di Calabria rivolgiamo a Pasquale Barbalaco, nuovo segretario regionale della UIL, un augurio di buon lavoro. Sicuramente proseguirà il buon lavoro già svolto dal segretario uscente Merlino e di conseguenza senz'altro noi di RTC continueremo a seguire le vostre iniziative sul territorio. Auguri, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi e buona giornata a tutti. Segretario Mantegazza, ben ritrovato in Calabria, ci siamo visti qualche settimana fa, oggi il congresso regionale della UIL, da quali priorità si riparte? In Calabria in particolare dalla forestazione. Vogliamo cogliere questa opportunità per chiedere anche dal livello nazionale
che il governo regionale recepisca al più presto il contratto sottoscritto a suo tempo con le organizzazioni sindacali. Questo è il modo migliore per adeguare anche le retribuzioni dei lavoratori forestali. L'altra questione riguarda il turnover. In Calabria i forestali sono diminuiti in maniera eccessiva, chi è rimasto ha un'età spesso molto avanzata, non si possono curare i boschi in queste condizioni, bisogna tornare ad assumere. Bisogna tornare ad assumere soprattutto giovani che possano appunto impegnare la loro vita a tutela del bosco. A maggior ragione questo nel momento in cui il PNRR sul versante della tutela ambientale impegna tutto il Paese a svolgere un'azione fondamentale proprio a tutela del nostro patrimonio boschivo. Si parlava appunto di risorse, di fondi PNRR che saranno ingenti nel settore agricoltura, di conseguenza bisogna tra virgolette approfittarne. Assolutamente, questa è una condizione che temiamo non si possa ripetere più, quindi queste risorse vanno utilizzate al meglio, creando nuovi bacini imbriferi, perché siamo uno dei paesi che spreca di più l'acqua piovana, e anche lavorando sul versante delle agroenergie. Da questo punto di vista dobbiamo fare dei passi avanti velocissimi, dal momento che la bolletta energetica è il peso più forte che grava sulle nostre imprese e sui bilanci delle nostre famiglie. Le morti sul lavoro, no? Sono dati allarmanti, quasi 4 morti al giorno sul lavoro, ma non solo questo, insomma, precarietà, lavoratori stagionali e tante altre emergenze. Partiamo comunque da questi primi punti. Sì, nella relazione di Nino Merlino, il nostro segretario, è stata puntuale come sempre e soprattutto ci prospetta una visione di sviluppo, di un modello di sviluppo in cui il lavoro ritorni centrale, il lavoro sicuro, il lavoro buono, quello legale, quello che consente alle persone di fuoriuscire dall'emergenza della precarietà e della povertà. E la sicurezza sul lavoro certamente è un tema fondamentale, perché non può esistere in Calabria così come in altre parti d'Italia il fatto che si lucri sui diritti dei lavoratori e si lucri soprattutto su quelle che sono le tutele minime essenziali perché la produzione profumi di qualità. Noi diciamo spesso che le produzioni agroalimentari, che sono l'eccellenza del nostro Made in Italy, non possono prescindere da quelle che sono le tutele fondamentali essenziali di chi comunque partecipa attivamente alla trasformazione delle materie prime e quindi consegna sulle tavole dei nostri consumatori produzioni di eccellenza. Quelle produzioni non possono puzzare dell'illegalità, non possono puzzare delle morti e devono profumare invece della vita e devono profumare della terra che ci regala comunque quelle eccellenze. Per fare questo il lavoro deve essere buono e legale, come spesso ci ripetiamo. Senta, caporalato, un'emergenza prettamente meridionale, ma non esclusivamente meridionale, insomma è una piaga nazionale. Come va affrontata, superata e battuta? Allora, assolutamente ormai bisogna uscire fuori da questa fake news che il dramma del caporalato colpisca soltanto le regioni del sud. Abbiamo visto, e la cronaca ce l'ha consegnato, le grandi e tante iniziative delle forze dell'ordine ci hanno consegnato in realtà una consapevolezza diversa, al nord come al sud, passando per il centro e per le isole. Il fatto dello sfruttamento, la cosiddetta economia dello sfruttamento, è diventata invece in agricoltura un colore che macchia appunto, come dicevamo prima, quelle produzioni. E noi abbiamo tanto creduto nella legge 199, è una legge che ha funzionato certamente nella parte repressiva, perché come dicevo appunto ora, sono state le forze dell'ordine che hanno
fortunatamente represso tanti comportamenti illegali e discriminatori che avvenivano nell'agricoltura, c'è una parte di quella legge che era quella propositiva, quella che consegnava la regolazione del governo del mercato del lavoro attraverso una cabina di regia del lavoro di qualità articolata nelle sezioni territoriali, che invece non è decollata. Noi crediamo che oggi il sistema invece delle parti sociali mature, fatte da associazioni di rappresentanza datoriali e sindacato, devono fare un passo in più. Stiamo chiedendo con le nostre tesi la costruzione, nelle nostre tesi congressuali, la costruzione della piattaforma unica per il lavoro agricolo. La piattaforma unica può essere gestita dalla bilateralità nazionale e territoriale che le parti agricole hanno saputo costruire in tanti decenni, e secondo noi, nel momento in cui noi riusciamo a regolare l'incontro, la domanda offerta di lavoro in maniera trasparente e tracciabile, sottraiamo al caporale gli strumenti che oggi ovviamente gli consentono di agire in maniera illegale. Insieme a questo c'è il tema ovviamente dei trasporti, c'è il tema della situazione alloggiative, che sono i due fondamentali per sottrarre dai caporali soprattutto i lavoratori migranti. Lei intanto, diciamo, ha abbastanza tranquillizzato i presenti per quanto riguarda il settore forestazione, affermando, insomma, che si potrà ripartire da un rilancio del settore stesso anche con un ringiovanimento stesso del personale. Magari chiaramente dal tempo pieno si potrà passare al tempo parziale per alcuni di questi lavoratori, però già questo è un buon segnale. Beh, non ho detto che ancora questa cosa è dietro l'angolo, ho detto semplicemente che il governo regionale, il presidente Occhiuto, anch'io stiamo pensando ad un rilancio del settore della forestazione, che significa anche ringiovanimento nel settore stesso, e significa quindi una risposta importante per un settore. Noi siamo proprietari di 60.500 ettari nella nostra azienda Calabria Verde, che dobbiamo tutelare, che dobbiamo coltivare e che dobbiamo anche proteggere nel momento in cui c'è la stagione degli incendi. Abbiamo grandi difficoltà in questo senso e crediamo che il futuro possa essere proprio quello di un rilancio del settore della forestazione in linea generale, attraverso un tempo parziale che sicuramente renderà nel corso, poi nel futuro, sostenibile tutto questo percorso. Parlava di giovani che potrebbero, insomma, interessarsi alla vicenda degli antincendi e anche di un settore che potrebbe autofinanziarsi. Cosa vuol dire? Beh, perché noi non utilizziamo questo settore, noi non vendiamo un solo albero, quindi siamo al di fuori della filiera bosco legno, siamo al di fuori della filiera delle produzioni di cippato, e quindi non forniamo, per esempio, alle aziende biomassa della nostra regione nulla, il che significa, non stiamo lavorando sulla certificazione dei crediti di carbonio, il che significa che incassa poco questo settore. Invece è un settore che potrebbe incassare attraverso la coltivazione del bosco, e quindi attraverso i risultati della coltivazione del bosco. Naturalmente bisogna avere piani di gestione forestale che non c'erano da qualche anno, che noi stiamo mettendo in campo e che possano essere risultati che la nostra regione può raggiungere anche in termini di introiti in bilancio, e che significa anche autofinanziamento, autosostentamento del settore della forestazione. Sì, il governo regionale accoglie quella che è la nostra richiesta, che va avanti ormai da molti anni e che non è stata molto attenzionata nei precedenti governi regionali, quindi un positivo sicuramente il fatto che non soltanto oggi l'assessore Gallo conferma la volontà di procedere a un ringiovanimento, ma anche un rafforzamento occupazionale nel settore della forestazione. Ma è importante che la continuità del confronto nei tavoli di confronto che stiamo avendo in queste settimane. Sappiamo perfettamente che la forestazione in modo particolare sconta anni di malagestio, anche l'attività giudiziaria ci ha detto alcune cose, ha squarciato veli di opacità all'interno di questo settore. È chiaro che è difficile fare punto zero, perché l'eredità è pesante anche dal punto di vista della sostenibilità economica di alcune operazioni. Noi all'assessore abbiamo detto in maniera molto chiara che bisogna partire dalle assunzioni di personale per poter veramente rilanciare e far diventare la forestazione il fulcro, la leva economica e di sviluppo sociale e occupazionale del territorio, perché la Calabria, non dimentichiamoci mai, che è tanto aria interna, quindi quando noi parliamo di forestazione vuol dire anche indirettamente dare sostegno e recuperare le nostre aree interne. Noi
vogliamo confrontarci e nel tavolo sono sicuro che troveremo delle soluzioni, perché bisogna smacchiare il fatto che in Calabria c'è un forestale ad albero, così come ancora credono a Roma la politica disattenta, anche la politica locale che ci rappresenta a Roma. Purtroppo in Calabria si rischia di non avere alberi per gli incendi boschivi perché mancano i forestali, quindi questo deve essere il tema fondamentale. Su questa questione è chiaro che ci vuole un intervento nazionale, è chiaro che la Calabria da sola non ce la può fare, serve un grande piano straordinario di assunzione, graduale, non siamo a impiccarci su questa questione, ma bisogna dare un segnale molto chiaro che si riparte sulla forestazione, se si riparte con l'assunzione di personale, se si parte con l'assunzione di giovani. Sì, devo dire che oggi l'assessore nel suo intervento, che ha toccato tantissimi temi, anche l'aspetto della forestazione, è stato molto ma molto attento ed esaustivo. Noi ci aspettavamo veramente da questa nuova giunta e da lui, che conosce bene il territorio, che conosce bene l'agricoltura e la forestazione, questa, diciamo, nuova indicazione per andare avanti in un settore che, come ha detto il collega e come ha detto anche l'assessore stesso, dove ormai l'età media supera abbondantemente i 62 anni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che da un certo punto di vista alcuni servizi non possono essere più garantiti. Non si tratta solo del numero che è esiguo e che comunque non copre il territorio, ma l'età impedisce per esempio un ottimo utilizzo degli operai nell'AIB, nel servizio antincendio boschivo, perché richiede questo servizio una capacità fisica al 100%, e giustamente anche l'assessore stesso ha detto che alcuni hanno avuto delle prescrizioni del medico competente, altri per ragioni varie, altri per ragioni di salute. Non possono più dare il massimo che richiede questo impegno, questo servizio che comunque in Calabria è vitale, perché sappiamo benissimo che nel periodo estivo poi gli incendi scoppiano e devastano quelle che poi è la nostra montagna, i nostri boschi, che sono un patrimonio da conservare.